Un saluto a tutti. Ho il piacere di avere qui con me Franco Faggiani, giornalista e bravissimo scrittore, autore del libro Il guardiano della collina dei ciliegi, edito da Fazzi Editore. Franco, la ringrazio di essere qui e di aver accettato di rispondere alle mie domande. Ciao, grazie a voi per l'invito. Mi piace raccontare del Giappone a chi ne sa di più sicuramente, ma in questo caso spero di non fare una figuraccia, visto che voi ne saprete sicuramente più di me. Cominciamo prima di tutto dalla sua ultima opera, Il guardiano della collina dei ciliegi, biografia in parte romanzata di Shizuo Kanakuri, maratoneta giapponese che partecipò alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912. Ci accenni un po' la trama di questo entusiasmante romanzo? Shizuo è un ragazzo che vive in un'isola del sud del Giappone. Ama correre nei boschi e sulle montagne intorno a casa sua per il puro piacere di farlo, per sentirsi libero e soprattutto vicino ai suoi dèi. Una volta arrivato all'università viene notato per le sue capacità atletiche, diciamo così, anche se non inquadrate nelle regole della pratica sportiva. E dopo un periodo di allenamento viene mandato dall'imperatore stesso a rappresentare il Giappone ai Giochi Olimpici di Stoccolma, 1912. È un'occasione soprattutto di avvicinamento del Giappone al mondo occidentale per avviare i primi contatti con le grandi potenze. Shizuo prende parte alla maratona ma non riuscirà a finirla e per questo sente fortemente il peso di aver disonorato il suo paese, il volere dell'imperatore, l'università che gli aveva pure finanziato il viaggio in Transiberiana e persino la sua famiglia. Così decide di sparire, di cambiare identità. Che fa? Fa un lunghissimo viaggio di ritorno, anche questo pieno di avventure, e va a nascondersi sostanzialmente all'estremo nord, in quella terra di frontiera, un po' come il Far West per l'America dell'Ottocento, che è l'isola di Hokkaido, che è selvaggia, dove c'è una natura crudele, dove dedicherà metà della sua intera vita a custodire una foresta di ciliegi. Poi c'è il gran finale, che è decisamente sorprendente, ma ovvio che questo non ve lo racconto. Cinquantaquattro anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti, 20 secondi. La sua ricerca di Shizuo Kanakuri è iniziata da questi numeri, giusto? Com'è andata? Com'è andata? Un giornale mi chiese di scrivere durante le Olimpiadi di Rio 2016 un articolo sulle maratone olimpiche. Così andai a consultare le classifiche di tutte le maratone disputate nelle varie edizioni dei giochi e quando arrivai a quella di Stoccolma notai che accanto al nome di Shizuo c'era un punto di domanda anziché il tempo cronometrico. Allora sono andato a cercare altrove e ho visto che accanto al tempo di Kanakuri non c'era più il punto di domanda che avevo visto prima, ma una curiosa numerazione 54, 8, 6, 5, 32, 20, mi pare. E che accidente significava? Chi lo sa? Così è rimerso l'istinto del giornalista ad altri tempi e sono andato a scavare, a verificare e poi alla fine sono arrivato alla soluzione reale, davvero sorprendente. La trama è in parte tratta dalla vera storia di Shizuo Kanakuri, il resto lo ha scritto la sua fantasia. È tutto dipeso dalla mancanza di informazioni su questo personaggio o è una scelta stilistica? Quale parte è vera e qual è quella di fantasia? Diciamo che le parti vere sono le prime e le ultime, quelle che riguardano l'inizio della maratona e la sua conclusione. In realtà, per come si erano svolte, le parti più fantasiose
sono più, diciamo che anzi, le parti reali sembrano più fantasiose della parte che invece ho inventato io. E la parte che ho inventato io è quella centrale, quella che riguarda il viaggio verso Hokkaido e tutta la sua vita tra la collina dei ciliegi, sulla collina dei ciliegi. In realtà, cosa sia successo tra i due estremi l'ho scoperto successivamente, ma non è stato niente di appetibile da un punto di vista della narrazione. Così ho pensato di rendergli la vita un po' più complessa, affascinante, drammatica, se vogliamo, e più in linea con l'eccezionalità delle parti reali. Cerco sempre di dire che questa non è la biografia di Shizuo Kanakuri, ma un romanzo che ha preso parte da un frammento importante della sua vita. Leggendo il suo romanzo, non ho potuto fare a meno di notare e apprezzare il modo egregio con cui l'ambientazione, il Giappone, le sue tradizioni e la sua cultura siano stati raccontati. Per ricreare uno sfondo così dettagliato della storia, sarà stato necessario intenso studio e ricerca. Com'è stato avvicinarsi a questo popolo così lontano e diverso? Conosceva prima di questa occasione la cultura giapponese? No, della cultura giapponese conoscevo pochissimo e per me, come per molti altri occidentali, il Giappone era una serie di luoghi comuni: il vulcano, il Fuji, il sushi, la tecnologia, la vita stressante delle grandi città, la caccia alle balene, le arti marziali, il disastro nucleare, insomma, robe così. Infatti sono molto grato a Shizuo per avermi costretto poi a scoprire i mondi davvero affascinanti, le tradizioni, gli ambienti naturali, gli aspetti storici e religiosi. Tra l'altro sono rimasto molto affascinato dallo shintoismo e tuttora continuo a leggere, ad approfondire, mi interessa molto. Nei miei romanzi metto sempre situazioni e luoghi veri, le persone realmente esistite, e questo in realtà mi costringe a fare ricerche molto accurate, ad essere preciso. Ma funziona bene così. Fino ad oggi il complimento più bello che ho avuto su questo libro è arrivato da uno sconosciuto lettore giapponese che risiede a Bologna, mi pare di ricordare, che mi ha ringraziato per avergli fatto conoscere aspetti e luoghi del suo paese che anche a lui erano sconosciuti, quindi insomma per me è un bel colpo. Nella ricerca delle fonti giuste, quando nella documentazione reale, non quella online, che ritengo sempre superficiale, o comunque incerta, mi hanno aiutato molto le mie esperienze nel mondo del giornalismo, quando le tecnologie non c'erano proprio e quindi ti dovevi documentare leggendo libri veri, sentendo persone in diretta, eccetera. Una cosa che distingue i giapponesi e quindi anche il protagonista del suo romanzo è il senso del dovere, dell'onore e del riscatto, temi su cui ruota tutta la trama. Come considera questi sentimenti al giorno d'oggi? Invidio i giapponesi che hanno ancora questi valori, anche se così mi pare le nuove generazioni se ne stanno un po' allontanando. Da noi non esistono più, non sono un sentimento sociale, ma magari qualche ricchezza di singole persone. Infatti, guarda caso, quando troviamo qualcuno con il forte senso del dovere e dell'onore, ci sembra davvero una persona diversa, uno che dobbiamo ammirare incondizionatamente. Invece dovremmo essere tutti così, anche se poi alla fine neanche ci proviamo ad esserlo. Mio padre faceva l'operaio e non aveva una grande vita sociale, però era uno che questi principi, tramandati dalla sua famiglia, li applicava anche nelle piccole cose della quotidianità. E così ho imparato, se non altro, a rispettare gli impegni, a essere gentile finché posso e a difendere le mie idee, e questo, insomma, non è poco. Conosciamo la sua passione per la natura, per le escursioni in solitaria ed esplorazioni in montagna. Proprio la natura è anch'essa tema principale del romanzo, vista come mezzo per guarire, per espiare le proprie colpe e per riscattarsi dal proprio passato. Il suo Shizuo Kanakuri lo fa attraverso una vita lenta e riflessiva, dove la cura per i ciliegi e per la natura diventa una missione di vita.
Lei considera la natura come un luogo dove nascondersi o dove rifugiarsi e trovare pace. E in un mondo sempre più veloce e frenetico, come quello di oggi, quanto è importante saper rimanere a contatto con la natura e averne cura? Per dare uno scopo alla nostra vita, e lo dice anche Schizzo, dobbiamo prenderci cura di qualcuno o di qualcosa. Il qualcuno ovviamente sono le persone che ci circondano e il qualcosa oggi più che mai, secondo me, dovrebbe essere la natura, perché è solo grazie alla sua sopravvivenza che sopravviveranno anche le future generazioni. La natura esige rispetto, ci salva anche da un punto di vista psicologico, ci rincuora. Voglio dire, non c'è bisogno di fare imprese estreme per accorgercene, basta seguire il sentiero in un bosco, meglio se in un posto dove non siamo mai stati, e stare in silenzio e ritroviamo serenità, curiosità, istinto. E perché no? Non mi dispiace, anche un po' di timore per l'ignoto. E tutto questo alla fine ci fa stare bene e ci libera da tutti i pensieri negativi. Tornando al suo romanzo, quanto c'è di lei nel suo Shiso Kanakuri? E cosa Shiso Kanakuri ha lasciato in lei? Cosa ha lasciato Shizuo? Diciamo che io e lui siamo entrati subito in sintonia. Anch'io in passato ho corso un po' per i sentieri di montagna, così a livello dilettantistico, evidentemente. Ho fatto lunghe traversate in solitaria, quindi conosco un po' le sensazioni e i sentimenti che si provano nel fare queste cose. Poi, avendo anch'io un po' di senso del dovere e dell'onore, mi sono posto più volte la domanda: ma se mi fossi trovato al posto di Shizuo dopo la maratona di Stoccolma, che cosa avrei fatto? Dunque, nella narrazione, quello che ha fatto lui è proprio quello che avrei fatto io al suo posto. Cosa ha lasciato in me? Direi l'insegnamento a non mollare mai e, come ricorda sempre lui, a cominciare dall'inizio e ad andare avanti fino alla fine. Se potesse incontrare il vero Shizuo Kanakuri, c'è qualcosa che gli piacerebbe chiedere o semplicemente dirgli? Cosa mi piacerebbe dirgli? In realtà non lo so, vorrei ringraziarlo tantissimo per avermi permesso di raccontare una bella storia che pochi conoscevano e per avermi fatto conoscere il suo paese. È una domanda che faccio sempre. E anche con lei provo a soddisfare una mia curiosità. Com'è per Franco Faggiani la vita da scrittore? Come scrive i suoi romanzi? E quanto tempo le occorre per completarne uno? La mia vita da scrittore è un po' il proseguimento naturale di quella del giornalista. È una professione che mi ha per molti versi costretto a scrivere di qualsiasi cosa e soprattutto ovunque in ogni condizione ambientale. Diciamo, non sono uno scrittore solitario che ha bisogno di silenzi, solitudine, eccetera. Io scrivo dappertutto, anche in piazza quando c'è la banda che suona o a casa con la TV accesa in sottofondo o la centrifuga della lavatrice che va a 1000 all'ora. Come scrivo? Diciamo, avete presente il cinema? Prima si fa la sceneggiatura e poi il film. Io faccio l'esatto contrario. Prima mi costruisco il film in testa, sequenza per sequenza, in ogni dettaglio, e poi scrivo la sceneggiatura. Diciamo, vuol dire che alla storia penso molto, ci penso poco, settimane, mesi, dipende. Ecco, ma questo mi offre il vantaggio di poterlo fare sempre dappertutto, no? In viaggio, quando, prima di dormire, quando vado a camminare, eccetera. Poi quando tutte le cose, le caselle, chiamiamole così, quindi quella dei luoghi, quella dei personaggi, la trama, i sentimenti, più o meno combaciano, mi metto al computer e diciamo in 3-4 mesi, se non ho tanti altri articoli da scrivere per i giornali, riesco a buttare giù la prima stesura che di solito poi è abbastanza definitiva, non faccio tantissimi cambiamenti. Autori e generi preferiti? Cosa le piace leggere? Cosa mi piace leggere? Diciamo che non ho autori e generi preferiti, leggo di tutto un po' e compro pure troppi libri, ma le compro anche sulle bancarelle dell'usato, perché quelli delle bancarelle mi affascinano. A volte trovo anche dediche e sottolineature e così mi immagino
chi li abbia potuti leggere prima di me. E il libro usato racconta sempre una seconda storia, oltre a quella contenuta nelle sue pagine. A casa comunque è una dura lotta, sugli spazi occupati. Poi sulle scelte mi lascio influenzare dagli amici librai, dai consigli degli scrittori che conosco, seguo i blog e devo dire anche le recensioni dei giornali. Ci sono gli influencer e io devo dire sono molto influenzato. Progetti futuri? Altri lavori in cantiere? Progetti futuri? Ah, bella domanda questa. Sì, beh, no, da un punto di vista pratico ho iniziato a scrivere un nuovo romanzo che avevo già in testa quando ho iniziato a lavorare a tempo pieno al Guardiano della Collina dei Ciliegi. Dunque avevo il film fatto. È ambientato in Italia nel secolo scorso, tra due personaggi decisamente diversi tra loro per età, cultura, sentimenti, intenti, e ne combinano di tutti i colori. E questi due personaggi faranno un lungo viaggio lungo gli Appennini, che sono bellissimi e sono spesso dimenticati, e quindi la natura avrà di nuovo una parte predominante. Franco, è stato davvero un enorme piacere intervistarla. Le rinnovo i miei complimenti per la sua opera, che ho avuto l'onore e il piacere di leggere, e che consiglio a chiunque di farlo perché è davvero molto bella. La ringrazio inoltre ancora per questa intervista e le faccio tantissimi auguri per tutti i suoi progetti futuri. Un saluto a lei a nome di tutto Sakura Magazine. Grazie. Ah beh, grazie a voi per la chiacchierata, l'ospitalità e a chi leggerà il libro auguro buon viaggio e in un affascinante Giappone d'altri tempi. Ciao a tutti, grazie.